Benvenuti, ben ritrovati in questo nuovo video che sto postando poco ultimamente perché sono in vacanza, tra virgolette, e perché non è che abbia tante idee. Però oggi, dopo circa un paio di settimane, forse poco più, dall'ultimo video, sono qui per farvi vedere alcune delle peggiori scarpe, magliette, calzini che esistano, ovviamente false, che mi avete mandato sul mio Instagram. Molti mi chiedete giornalmente perché sono inattivo su Instagram, ma diciamo anche su YouTube, tra virgolette. Per il semplice fatto che i social mi stanno un po' annoiando, sono una grande distrazione, però prometto che tornerò prima o poi attivo sui social come un tempo. Detto questo, non perdiamoci in cazzate. Se siete nuovi su questo canale, assolutamente iscrivetevi, ci vuole un secondo, è il sostegno proprio massimo che potete darmi, è gratis. E fatemi sapere che altri video volete, ovviamente, su YouTube. Iniziamo. Per chi non conoscesse la serie, voi mi mandate le foto dei peggiori outfit e robe che vedete in giro e noi le commentiamo insieme. Allora, la prima, io ce l'ho sul computer, voi le vedrete qui. Questa l'abbiamo vista tante volte. Queste sono delle Yeezy che non si vedono spesso perché sono una collezione limitata, una roba, capito, di quelle un po' e quindi non tutti ce l'hanno, però queste niente in confronto alle Vey 5G addirittura. Ragazzi, io mi sono vaccinato, eccomi qua, 2 giorni fa ho fatto la seconda dose, poi ho fatto anche il vaccino e adesso insieme al vaccino mi hanno dato queste scarpe, quindi questa è una promo, dai, sponsor, hashtag 5G, vacciniamoci così tutti ci prendiamo il 5G e diventiamo una calamita. Queste scarpe sono perfette per il coronavirus, sono perfette per il Covid, sono le scarpe del futuro. Andando avanti vediamo questo bellissimo paio, sembra tipo fosforescente, di Air Jordan 1 Off-White Virgil Abloh Nike Virgil Off-White Cagasburo, che a mio parere, poi messe così, capito come, cioè non saprei neanche bene come definirle. Le prossime, ecco ragazzi, le prossime penso siano un ritorno di fiamma, un grande classico, una scarpa di Cristo, per non dire di Cristo, le Air Max per Supreme. Penny, che cazzo ti stai a mangiare? Aspettate che c'è il mio cane che si sta mangiando non so cosa, torno su. Ok, ecco, non lo so cos'era, però io ho tolto. Comunque, dicevamo, questa roba, questa magnificenza, la mia domanda è sempre, che io vi pongo e che ovviamente se vi va rispondete nei commenti, è più coglione chi le produce o chi le compra? Secondo me più chi le compra, perché io posso produrre merda su merda su merda, ma non è detto che la gente la acquista. Eppure c'è gente che, come vedete, le acquista e addirittura le indossa. E a volte ci si fanno anche le foto in maniera volontaria, senza avere una pistola alla gola o senza che qualcuno li minacci in qualche modo. Per cui pensate un po', che sburo, mamma mia. Andando avanti abbiamo, beh, anche qui è un grande classicone, questa suola è alta, più o meno così, quanto la crosta della pizza, non so dove, però è alta così, è pompa, cioè un cazzo ponfo di una Yeezy così, cioè, non so, è un carro armato con scritto Splay 350, è davvero un carro armato sto coso, raga. Io farei fatica anche solo a metterle, cioè non so neanche dove inizia e finisce la suola, che piede largo devi avere, così, devi avere un 47 di larghezza, la pianta del piede. Boh, vabbè. In questo caso, la prossima che vedete, raga, qui vi dovete iscrivere perché proprio è la chicca della Madonna, è una Air Force di un colore un po' particolare con 1000 collaborazioni. Ma io non ho mai visto una roba del genere. Allora, vediamo. Air Force, quindi Nike. North Face, si vede. Supreme. E qui c'è scritto un'altra cosa che non riesco a leggere. Cioè, questi hanno preso una scarpa, hanno detto, allora, prendiamo un Air Force. Ok. Mettiamola di un colore del cazzo e poi ci aggiungiamo 2-3 marche. E, come se non bastasse, questo o questa che ha comprato queste scarpe ha deciso di rovinare ancora di più il tutto, perché poteva benissimo farsi i cazzi suoi e mettersi un pantalone nero al massimo, ma ha detto, perché non metterci un calzino di lana
rosso con un jeans blu, e perché non fare i risvoltini ai jeans? Io vedendo questa foto ho gli occhi che vanno in fiamme, mi bruciano, mi lacrimano, mi disintegrano, un po' come il mio scroto. Qui, come vedete, abbiamo, sembrerebbero dei pantaloncini, calzini, non lo so, però appoggiati su una stampella. Il primo nero e il secondo AB Bass, che è il parente stretto di Adidas, sono un po' così. E poi altri Nkie, Nkie, quindi l'hai preso tu? Ho preso Nkie. Badabun cha. Non so bene, cioè avevi un compito, due anzi, perché c'è pure Abibas. Non ho bene idea di come poter commentare questa roba. Adesso la chicca. Ah, intanto seguitemi su Instagram, che a breve, come ho già detto nell'altro video, farò un giveaway, che appunto nel quale regalerò delle cose a dei follower a caso, e non dovete seguire 60.000 persone, non dovete commentare, non dovete taggare amici, non dovete taggarmi in una storia, dovete solamente seguirmi su Instagram, e se volete mi mandate lo screen che mi seguite e io vi rispondo in direct con un biscotto, perché i biscotti piacciono a tutti. Però appunto ad agosto, in questo mese, sceglierò qualche vincitore e invierò loro il premio, i premi, perché sono più vincitori, di questo giveaway. Ovviamente ogni mese ne farò diversi e sceglierò vincitori diversi, e appunto basta che mi seguite su Instagram. Adesso per finire abbiamo un video che non so se sia una collezione, non so se sia un negozio, non so niente, però a voi. Cioè, qui possiamo trovare di tutto, due paia di Yeezy per Off-White, a caso, poi un paio di Yeezy con una striscia blu, poi delle 700, cioè qualunque cosa, raga, io vi prego, scrivetemi nei commenti, fatemi ammazzare dalle risate, scrivetemi nei commenti di chi è questa collezione o chi indossa queste scarpe, raga, vi prego, e mandatemi ovviamente altre foto su Instagram. Detto questo, penso che per oggi sia tutto. Seguitemi su Instagram per partecipare al giveaway, lasciate like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella!